calendario. Sì, guarda il calendario. Tutto. Tu mi la patente. Ancora. Un'altra volta te lo devo dire. L'ultima volta, promesso? Stavo a un vernissaggio. Che cos'è un vernissaggio? No, vernissaggio è l'esposizione, cioè l'inaugurazione di una mostra di quadri. E al vernissaggio c'è il buffet. Sai cos'è il buffet? Mangiare. Bravo. Vino. Bevi un bicchiere. Ho bevuto tre bicchieri. Male. Ma che male? Bevi uno, tre. Questo male, sto potente. Sto. Poi rimetti. Ma no, non l'ho rimesso, ho bevuto tre bicchieri di vino. Poi sono tornato a casa, mi hanno fermato e mi hanno tolto la patente. Carabinieri? No, era la polizia. Polizia? Tieni. I tre. Beh, io non dovevo essere qui con lui. No, non avrei dovuto essere qui. Prigione? No, ma anche in prigione, per tre bicchieri di vino, dai. Fa male troppo. Se sono partita, arrabbiano, c'è torta. Ricchi in prigione, vai, in carcere. No, non sono andato in carcere, mi hanno mandato qui da voi. Noi? Sì. Certo, Federico Toso. Ah sì, quello che mi avete detto. Sì, il tipo che ha avuto dei problemi, che l'hanno fermato e adesso gli hanno tolto la patente, deve per la riduzione. Come si chiamano queste cose? Penso che patteggi la sanzione amministrativa. Ah, ok, ok. Sì, abbiamo già avuto come questa 44 anni. Sì, ah, sentito per telefono. Tutto. Infatti, qualcuno lo conosce? Sì, però io l'ho visto, io lo conosco, ho avuto a che fare, secondo me non ce la fa. Federico mi trova antipatico perché non mi poteva nuotare nell'acqua. Antipatico, Federico, è più meno. Era noioso. No, ma non ce la fa, in che senso? No, non va bene, non va bene. Questo qui con i ragazzi non ci sa fare per niente. Se viene qui, se lo mangiano. Federico è molto simpatico e lui deve prendere la sua strada. Non avevo nessuna musica. E Bogofo. Ma sì, vabbè, è normale, una persona esterna che non ha mai avuto esperienze in un centro per disabili, anche gli altri che sono venuti. Sì, sì. Mi ricordo quel ragazzo di Savigliano che aveva l'azienda agricola, quando è arrivato aveva tanto d'occhi così, perché non sapeva da che parte girarsi. E poi alla fine gli è quasi dispiaciuto di finire, è rimasto contento. Sì, piacevolmente. Era stata una bella cosa, esperienza positiva, sia per lui che per noi. No, sì. Ciao. Ciao Federico. Federico. Luca. Piacere Luca. Vieni qua con. Ciao Federico. Vedo dalla tua scheda che sei qui per scontare la pena per. Che sfiga. Per guida in stato di ebbrezza. Poi io non so, dimmi tu se. Se è una tua abitudine o. No, ero andato a un vernissage, e al vernissage ci sono i buffet, ho bevuto due bicchieri di vino, ho mangiato due stuzzichini, troppo poco, tempo di tornare a casa mi ha beccato, una sfiga. Ma questo non è un problema, nel senso che comunque noi non siamo qua per giudicare, anzi cogliamo l'occasione e speriamo che l'esperienza sia positiva sia per te che per noi. Hai già avuto modo di contattare, relazionarti con persone disabili? Come tutti. Cioè? Come tutti? Ma che, nel senso che ti capita di incontrare che in strada, che di far lasciare spazio perché passa una carrozzina, piuttosto che non il fatto che ti si siede accanto, o che so, come tutti.
Poi alla fine, bene o male, non siamo mai, non abbiamo mai cacciato nessuno. Sì. Anzi, si sono un po' ricreduti. Spesso succede che magari dopo un sì, il primo periodo è sempre un po' traumatico. Perché anche vabbè. Ciao. Io non l'ho. Ciao Francesco. Vieni con me? Vieni a vedere il centro con me? Sì. Gli spazi. Che domanda. Sono un po' moschina, come dicono gli operatori. Mi dico che sono alla Peppia, che non sono. Poi vado a spiare l'ufficio e allora non vogliono. So che io vado di nascosto, così loro non mi beccano. Cosa vai a spiare? Le loro ferie. Mio desiderio. Portare via la mia ragazza a Camera Maggiore, lo abito io. Così nessuno che lo stressa. Dove sei? Sono qui. Dove vuoi andare tu? In che posto vuoi andare? Dove? A farti fare il massaggino. Te lo faccio io. Da Luca. Vuoi andare a prendere il giornale con me? Ma scherzo, vado io, ti pare già che vanno te. Vai, va. Non vuole? Vuoi andare tu? Vai. Vai tu? No, non mi vado altro. Io, vai. Sì. Te lo prendo io. Grazie. Mi devo provare, è come perché domani chiudo una mano. Sì, sono, sì. La tastiera? No. Chitarra. Chitarra. Ce l'hai una tastiera? No. Neanche una foto di una tastiera? No. Devo però cercare, cerco una foto. Ma no, c'è, no. C'è una foto. C'è la tastiera musicale. Sì. C'è un tonico che ce l'ha? Sì, sì. Perché lo prendo per Anna. Però ha deciso di prenderla. Okay. E così la legge di Anna dice prende la tastiera. Ok. No.
L'anno non ci sarà. Federico è molto bello, è un uomo grande, grosso, mi vuole bene? Federico, posso chiederti di tenere d'occhio Silvio? Che lui? Silvio? Prende qualche strada sbagliata, vero? Scapperò via dal centro, da San Viano, vado lontano, lontanissimo, vado in nave, in aereo. Tutti i veicoli. Stai qua. Vicino, eh. Vabbè. Lascia stare Valentina, tu canetti, su le mani dal banco. Devi stare con te. Stai qua, stai. Sì. Sì, no, vicino. Vuole per quale Valentina? Adesso io a un certo punto mi perdo io. Non mi chiamare, tu stai con loro sempre. Cioè, esatto. Sì, vabbè. Adesso stai vicino a me e dopo io mi perdo. Anche Silvio può venire a riprenderselo, visto che rompi tanto le scatole oggi a Silvio. Insieme a chi è? A Gigi. Ah, meglio. Redazione, prendo Valentina. Ciao. Va bene. Lui lo lascio qua? Sì, lui lascia lui. Te la senti, Gigi? Di portarti dietro Federico? Sì. Beh. Sei a fine? Io no. Mi devo tenerlo per mano? Perfetto. Ah, non mi dai. Chiude mezzo allora, qua, evidentemente chiuda. Perfetto, Silvio, guarda dove vai. Chiuso Luigi. Non si può. Luigi, pazienza. Prendiamo un'altra volta il giornale. Di solito prendiamo anche Se posso dire, sei stato bravo, Luigi. Però è chiuso. Ma non si trova in edicola? Sì, ma noi abbiamo l'accordo che ce l'ho Anno gratis. Anna, a mamma, a... E poi era diventato anche un bel modo per dare un po' di autonomia. C'era chi aveva questo incarico speciale, perché noi abbiamo gli incarichi speciali. Chi sparecchia, chi... Rientriamo, va, perché mezzogiorno e 20 dobbiamo andare a mangiare. Pronto? Fa schifo. Cioè, non ce la faccio mica io. Passate al mercato, girare, far cose. Non si capisce niente di quel che dicono. Toccano in continuazione.
No, no. Ma io strippo prima. Non ci sto dentro. 150 ne devo fare. Ma ci arrivo mica in fondo. Da morire. No, va bene, ti chiamo dopo. Bene. Ciao, 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 ciao. Solo a casa mi do meglio. Tu hai capito chi è Dio? Io credo in Dio. Io credo in Dio, credo alla Madonna, credo a tutti i santi. Ma sei andato all'oratorio? Sì. Io sono andato. Ma hai preso anche i sacramenti? Ho preso tutto. Comunione, cresima, tutto. Tutto. Io sono battezzato, cresimato e tutto. Io non ce la sono a posto. E chi è Dio? E chi è Dio? Gesù. Oh! L'hanno ucciso in croce, l'hanno frustato, l'hanno messo in croce, è morto in croce. Poi. Poi dicevano che era figlio di Dio. Come? Con spine. Corrono con le spine. Bravo. Perché hai messo con spine? Perché sì. Perché bene? Perché volevano farlo soffrire. E anche qui e qui, sì. Anche bianchi. Sì. Anche qui e qua. Sì. Perché chiodi un gri? Perché tu. Perché chiodi? Perché Dio. Si è fatto uomo. Si è fatto uomo. Si è fatto le cose con le no. Con le pietre. No. Lui battello grande così. Tum, 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 così e muore. Madonna ha preso. L'ha preso la Madonna. Con via con le spine terra. No, se l'è tenuti. No, con le spine, Madonna ha preso terra. Lei braccia. Tuo padre. E poi è andato in cielo. Dove c'è? Eccolo lì! Guarda! Oh, bello! Che belle ciabatte! Mm-hmm.
Sì. Dietro un croce. Sì, ma hanno messo le chiodi. Le crocine. Chiodi. Qua, tutte qua, le, qua. Tutte le mani. Anche qua. Marco. Anche i fianchi. Marco, fatelo dire da uno che ha quasi 40 anni. Ti trovo io. Io 40 anni. Vecchio. Tu vai? Chiedo. Se ci arriva la mia età capisci cosa vuol dire. Ma io ho leggere la Bibbia. Che Bibbia? Tu hai letto la Bibbia? Io l'ho letta. Anche il Vangelo? Il Vangelo, tutto. Tu? Vai messa? Io no, non vado più. Perché? Ma perché mi sono allontanato un po' e... Tu vai messa? Ti amo. Perché ti è stata da patente? A te chi te l'ha detto? Te l'ha detto lui, te l'ha detto? Mi hanno tolto la patente perché ho bevuto. Tre bicchieri. Devi dirlo tu. Polizia, tolta la patente. E che ti ha tolta? Mi hanno tolto la patente perché avevo bevuto. Tre bicchieri di vino rosso. Fa male. Mi ha fatto il palloncino. E chi è il palloncino? La polizia. Non puoi. Si puoi? No. Perché ho bevuto tre bicchieri di vino ed era troppo. Fa male il vino? No, no, sì, fa male. Ciao. Lei Serena? Lei è la tua fidanzata? No, è Thomas. Thomas. Tu lo sai? Sente tu. Tu stai con Thomas? Sì. Renato, ciao, sente. Hai la patente? Se la prendi, figli. Mia mamma non vuole. Non vuole? Sì, no. Per lei ci vuole perché grida e stigo. E più male, vero? Vero. Per urla. Hai ragione. Anche l'altra urla. Carina. Ma questo merda. Avete tutte la fidanzata? Tu tre? Io te ancora. Io. Alessandro io. Vicino a chi?
A Federico? No, vicino a chi? A Piero. A me. La prossima volta ti lasciamo qui, Ma no. Ma oh, sì? Ma no, Piero. Ma sì che ti lasciamo qua. Mi ha fatto piacere vedere. Vediamo. Marco, se vuoi c'è posto qua, Marco, vuoi venire qua? Io sento, mi sono visto uno stallone vicino a me. Marco, vuoi venire qua, se sei vicino a me? Franci, mi sono visto uno stallone vicino a me. Guarda, che fortuna, Paolo. Che figo, sì. Ho detto che figo. Auguri. Grazie. Sei fidanzata, Patrizia? Con Marco, che volta gli do un cartone in faccia. Andate d'accordo? Sì. Alla festa dei innamorati l'anno scorso non mi ha fatto un cazzo. Scusa, questo lo metterò anche sul giornalino, voglio vedere. Ma tu a lui gliel'hai fatto il regalo la festa? No. Allora? Giorgio me l'ha detto. Bella. Siamo Diana. Ok. Sì. Quanti anni hai? 12, sì. Ma fatti fuori, va. Ed è 74. La stessa età di Fabio. 41. Sì. Ha detto Carla quelli. Che è dietro di te. 41. È venuta a vedere lo spettacolo, mamma? No, no. Ma ci viene di solito a vedere? Sì. Che hai un desiderio? C'è qualcosa che vorresti fare? Sì. Cosa? Teatro. 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 Un'espressione severa? Ok? Allora, petto in fuori, mento alto, sguardo severo, tira su il bastone del comando. Così. Un passo per volta, pronti? Via! La 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 la. Sta risultando, Cristian. Potrebbe fare l'attore. Sì, è vero. C'è la faccia d'attore, ti hanno detto. Sì? Te l'avevano già detto? No? E Cristian invece? C'era la fidanzata? Ce l'hai la fidanzata, Cristian. Come mai non c'è la fidanzata? 25 anni. Ci sarà qualcuno che ti piace? Sì, c'è? Oh, attenzione! Uno scoop! Serviva Federico per farlo confessare. Davvero? C'è una che ti piace? Ma si può sapere il nome o è proprio una cosa personale? Si può sapere come si chiama? Ma non diciamo stupidate! Barbara, ti piace? Io sono sposata! E che c'entra, scusa? No, no, io una per volta, sono sposata. Questa è la prima canza. Che fa?
Io abito a Torino, proprio in centro dove c'è il mercato. Sì. Tu vieni a Torino ogni tanto? No, da Conigi io, da Conigi. Tu da Conigi? Sì. E non vieni mai a Torino in centro? Sì. Torino, sì, anche a volte. Tante volte? Anche a volte, sì. Attenzione che c'è una macchina, dobbiamo spostarci prima qua. Ci mettiamo protetti da loro così. Così ci schiacciano noi. Esatto. Quando torno? E non lo so quando torno. Volete che torni? Sì. A fare passeggiate o a fare l'orto? Fare l'orto. Vabbè, che vi serve qualcuno che faccia della fatica, eh. Vale. Bagna anche te, eh. Vieni qua. Vedrai che mi mancherò. Regalo questa cosa qui al centro, così vi ricordate di me, va bene? Va messo dentro un libro grande e va fatto seccare. E poi, esatto, e poi a Natale gli mettete tutte le palline, fate l'albero di Natale. Ti metterei anche te, guarda, qui sopra. Sì. Per me? Sì. Cos'è, Tom? Che regalo che è. Devo aprire? Sì. Bello! Chi l'ha fatto? Puoi anche leggerlo per conto tuo. No, se vuoi leggerlo, lo leggi in alta voce. Ad alta voce? No, ad alta voce no. No, ma cioè, scusa, perché non è antipatico. È antipatico? No, è antipatico! Non è antipatico! Ah, no! È antipatico no? No! Ah, no, ah, ecco! Allora, vi leggo cosa c'è scritto. Fidati pure, Federico! Caro Federico, grazie per i bei giorni passati insieme. Se puoi, torna a trovarci. A presto. Grazie a tutti. Grazie a voi ragazzi. Grazie Federico. Grazie mille. Non mi ricordo. Can't afford to cry, and we can't afford to smile. We can buy the bank, but we can't afford the time. What a big end. Thought you said it was all good, man. We had a maid. Sì, tu anche.